Ora si registrerà la conferenza. Buonasera a tutti, benvenuti a questa seconda commissione, sono le 19:07. Vado a fare l'appello. Allora, Ghezzi in aula, Calini da remoto, buonasera. Presidente, buonasera Presidente, presente. Recupero. Sì, buonasera Presidente, buonasera a tutti. Buonasera da remoto. Turolla, non lo vedo. Cagliani, non lo vedo collegato. Garotta, non lo vedo. Presente, da remoto. Ah, presente, scusi. Buonasera, commissario, mi scusi. Gatti. Presente da remoto. Buonasera. Buonasera. Cupido. Ok. Assente. Molteni, buonasera. Buonasera a tutti, salve Presidente. Pogliaghi da remoto. Buonasera. Pogliaghi, mi sente? Sento, sento, buonasera. Buonasera. Pini. Presente, buonasera a tutti. Buonasera lei da remoto. Vincelli da remoto, buonasera. Presente, buonasera Presidente. Maderloni è qui con noi, buonasera Yuri. Amdi Soad, buonasera. Buonasera lei Presidente, buonasera a tutti. Poggetta Michele è collegato da remoto, buonasera. Buonasera Presidente. Pagani Maria Luigia è collegata da remoto, buonasera. Buonasera a tutte e tutti. Allora, prima di iniziare i lavori di commissione, come probabilmente è già stato annunciato nelle commissioni dei miei colleghi, lo scorso 19 giugno si sono ritrovati il segretario, l'ufficio di presidenza e i presidenti delle commissioni consiliari al fine di rivedere e di ridefinire un attimo alla luce del regolamento comunale le linee di svolgimento delle commissioni e in particolare diciamo così, l'intervento dei partecipanti. È stato all'unanimità insomma, deciso, anche nella corretta interpretazione del regolamento, che per tutte le commissioni nelle quali sono previste delibere che andranno in consiglio comunale, non è consentito l'intervento dei cittadini. I cittadini potranno sempre collegarsi liberamente, come è possibile fare con i consigli comunali, ma non potranno intervenire, interverranno soltanto consiglieri, commissari e ovviamente membri della giunta e tecnici. La possibilità di intervenire da parte dei cittadini deve essere solo in caso di delibere che non siano diciamo oggetto di discussione consiliare o per casi speciali, comunque concordate con il Presidente almeno una settimana prima della commissione stessa. Quindi questo cambia un pochino magari le modalità per chi dei cittadini era abituato, soprattutto anche nella mia commissione, lasciavo spesso l'intervento, ecco c'è stata questa rettifica per snellire effettivamente anche i lavori di commissione e comunque concedere una discussione più snella per le persone, alle persone preposte. Detto questo, vado a leggere l'ordine del giorno. Aggiornamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e dello smaltimento rifiuti dovuti per gli interventi di nuova costruzione, ampliamento di edifici esistenti e ristrutturazione edilizia. Allora vado a proiettare le slide, vediamo se riusciamo a metterle in modalità schermo intero. Ok, riuscite a vederle? Vediamo se le vedono. Da remoto no. Arrivano a remoto? Da remoto? No. No, da remoto no. Da remoto no. Condividete voi da su o...
Scusate un attimo, stanno sistemando dalla regia. Grazie. Vedete le slide da remoto? Sì, Presidente, sì. Ora sì. Perfetto, allora lascio la parola all'assessore. Buonasera, assessore, benvenuto. Intanto. Grazie, Presidente, buonasera a tutti presenti in aula e chi è collegato da remoto. Abbiamo come sempre fatto qualche slide, in questo caso ce le ha preparate il consulente, il professionista che abbiamo incaricato per la rielaborazione delle tabelle e il calcolo degli oneri, e quindi ci agevola, diciamo, da questo punto di vista. Se vi ricordate, avevo preannunciato che la revisione degli oneri di urbanizzazione insieme al regolamento, al nuovo regolamento edilizio comunale, sono gli ultimi due tasselli che mancano al completamento della riorganizzazione legislativa e normativa del quadro legislativo e normativo dell'area, diciamo, quella che attiene l'area tecnica, urbanistica, territorio, edilizia e attività produttive. Era uno degli ultimi obiettivi che mi ero dato come assessore da perseguire e da conseguire, e per quanto riguarda questo obiettivo ovviamente lo realizziamo in questa seduta di luglio, mentre per quanto riguarda il regolamento edilizio ci stiamo lavorando. Spero di riuscire a portarlo per la fine dell'anno, altrimenti sicuramente il primo semestre 2025 ci vedrà protagonisti anche su questa partita. Assessore, mi scusi, la devo interrompere per una comunicazione tecnica. Ci sono cittadini collegati in questo momento all'interno di questa assemblea col medesimo link dei commissari. Chiedo gentilmente di scollegarsi dal link in loro possesso e di guardare la commissione da YouTube come se fosse un normale consiglio comunale. A breve verranno comunque espulsi dalla riunione dal link attuale. Grazie. Quindi a completamento del ragionamento portiamo questa delibera. Nelle premesse che vedete abbiamo un po' di aggiornamento sull'evoluzione normativa di questo comune. Fondamentalmente abbiamo una delibera, i richiami della legge regionale e le delibere, vengono richiamate le delibere di aggiornamento. L'ultima che abbiamo fatto è quella del 2021, non come aggiornamento dei valori alfanumerici per metro quadro del calcolo degli oneri, ma semplicemente l'ultima era di adeguamento Istat. Quindi partendo dalle aliquote deliberate abbiamo poi fatto il semplice adeguamento Istat. In realtà, come andremo a vedere, noi abbiamo delle aliquote impostate dal 2009, da allora non sono poi state aggiornate. Per quanto riguarda la comparazione, per poter andare a fare l'indice di sviluppo, abbiamo attinto dal contesto del territorio che ci circonda. Quindi siamo andati a vedere non solo che cosa sono i valori numerici delle primarie, delle secondarie, adesso le vediamo le varie funzioni, ma soprattutto a quando erano aggiornate le stesse delibere dei vari comuni. Come vediamo, Milano ce l'ha aggiornata da maggio 23, Monza da marzo 23, Cologno da dicembre 22, Cinisello Balsamo da settembre 23, Brugherio e Bresso invece sono ancora fermi al 2009 e al 2006. Il dato fondamentale che è emerso analizzando le attuali nostre aliquote con quelle dei principali comuni risulta che noi siamo
un gap, una media inferiore di una variazione che oscilla tra il 50 e il 60%. Con la rielaborazione che andiamo a fare ci allineiamo a questo dato e in alcune situazioni vedrete saremo comunque sotto la media, in altre situazioni sopra, soprattutto lo troverete nel residenziale questo forte implemento, usciremo però con una media che sarà di poco superiore, circa mi sembra l'8% rispetto alla media di tutti i comuni che abbiamo monitorato. Che cosa si tiene conto? Sono i parametri significativi, tre indici diciamo da questo punto di vista sono l'indice dei prezzi al consumo per la collettività, l'indice dei prezzi al consumo per famiglie, operai e impiegati e l'indice di prezzi al consumo di un fabbricato residenziale. Questi sono i dati diciamo fondamentalmente che sono stati presi. Dunque, come vedete abbiamo un indice di aggiornamento delle quote che è del 1997, l'ultima delibera, eccoli qua, è del 2009 che aveva fatto gli accertamenti e gli adeguamenti anche Istat. Poi dal 2016 al 2021 abbiamo fatto solo gli adeguamenti Istat, ma siccome in alcuni anni l'Istat è stato sotto non abbiamo fatto ovviamente nessun adeguamento specifico. Ovviamente poi queste slide domani ve le faccio trasmettere così avete meglio più tempo per poter anche poi riesaminarle. Poi abbiamo esplicitato, che è tutto scritto comunque nella delibera, i criteri di adeguamento ovviamente seguendo la legge regionale che è in particolar modo l'articolo 44 primo comma che dà e detta i criteri di calcolo che sono indicativamente esposti in questa slide, che sono l'incidenza dei costi come abbiamo detto, poi ci sono la stima comparativa diretta tra il determinato costo e le opere di urbanizzazione di un lotto teorico, adesso vedremo come viene calcolato il lotto teorico, e il criterio per determinare questo lotto teorico è stato stimato in un lotto convenzionale di 10.000 metri quadri di estensione e una divisione tra la città storica e la città non storica. La città storica ovviamente è quella non quella tanto che si considera consolidata, ma quella che sono gli antichi insediamenti. La città non storica è quella in evoluzione e in continua trasformazione. E, in questo tipo di meccanismo viene garantito così coerenza tra l'incidenza dei costi delle opere da realizzare e quanto è già previsto, perché voi dovete tenere conto che noi abbiamo pianificato già il piano di governo dei territori, quindi gli oneri calcolano anche, il calcolo dell'aliquota è stato fatto anche tenendo conto delle nuove previsioni di governo del territorio che abbiamo ormai da 2 anni. Questo è il lotto teorico. E in questo caso si calcola, se vedete, con un diverso criterio tra la città non storica e la città storica, cioè partendo dallo stesso indice di superficie fondiaria e con lo stesso indice territoriale di edificabilità, vedete com'è diversa la superficie necessaria di abitanti, vedete com'è diversa la superficie, di abitanti, vedete già come cambia, cioè quella che non è città storica, un indice di coefficiente di densità più basso. Quello dove è la vecchia struttura storica e gli ambiti storici, vedete che abbiamo un'incidenza abitativa maggiore. Questo comporta ovviamente una diversa anche riparimetrazione delle superfici libere e delle superfici occupate. In tale modello è stato poi ricalcolato, ovviamente è stata ricalcolata l'aliquota. Le primarie abbiamo fatto ovviamente un recap di che cosa siano, anche se ormai ne sentite parlare sovente, ma in ogni caso abbiamo fatto in questa scheda, abbiamo aggiunto la indicazione cosa sono, quindi è la viabilità, in questo caso che vedete in questo quadrante da 10.000 metri quadri è le quattro vie che vedete sui lati, quindi il calcolo, le piste ciclabili sui due lati, marciapiedi, le aree dedicate alla sosta pubblica con verde, arredo urbano, le secondarie come sapete sono invece le
tipo le scuole, parchi attrezzati e quant'altro, non le aree verdi che invece vengono considerate nelle primarie. Abbiamo ovviamente fatto anche il calcolo, siccome abbiamo differenziato l'aliquota degli oneri per il tipo di funzione, residenziale, terziario, ricettivo, commerciale, eccetera, quindi il calcolo teorico, come vedete, è stato sviluppato sempre partendo da un modello da 10.000 metri quadri di lotto, è stato sviluppato su tutti i vari tipi di funzioni. Successivamente all'elaborazione di questi lotti si è proceduto ovviamente alla determinazione dei costi delle opere di urbanizzazione attualizzate ad oggi, perché è da lì che bisogna fare poi lo scomputo. Ecco, diciamo, abbiamo richiamato l'articolo della 44 dove declina anche e ci dà che cosa sono appunto le urbanizzazioni primarie e le secondarie, era quelle che vi stavo riassumendo prima, e come vedete nelle secondarie scuole materne, scuole dell'obbligo, i mercati di quartiere, i presidi per la sicurezza pubblica, chiese, altri edifici religiosi, impianti sportivi, c'è un po' di tutto, ecco, nelle secondarie. Questo è l'esempio di computo metrico, si fa un po' fatica a vederlo da questo punto di vista, in ogni caso questo è un calcolo di come si costruisce una strada, quanto costa costruire una strada. Fondamentalmente abbiamo un costo che supera gli 80.000 metri quadri per realizzare 80.000 euro, chiedo scusa, perché dovete fare la sommatoria di tutte queste colonne che vedete, per realizzare circa 400 metri in lunghezza lineare di strade. Ovviamente, perché voi dovete pensare che si parte da zero, quindi sottoservizi, fondi, massetti, illuminazione pubblica, attrezzature, marciapiede e strada in quanto tale. Abbiamo poi fatto per i marciapiedi, per i parcheggi, da qui è venuto un costo medio totale di circa 700.000 euro al metro, di 700.000 euro, chiedo scusa, per i 10.000 metri quadri. Da qui si è fatto poi l'ordine di integrazione dello sconto e delle spese generali che vengono sempre riconosciute nel calcolo, anche quando usciamo con le gare, usciamo sempre con le spese generali, quindi totale con l'applicazione della scontistica si scende a 683.000 euro. Da questo poi è stato calcolato, secondo il modello matematico che credo sia stato riportato forse anche nelle slide, se non c'è nelle slide lo trovate nella relazione, c'è proprio un modello matematico che consente di attribuire e determinare il calcolo dell'aliquota in base alla funzione attribuita. Per quanto riguarda poi la determinazione dove abbiamo attinto i prezziari, l'abbiamo fatto da quello della Camera di Commercio di Milano del 2023, quindi l'ultimo che è stato pubblicato. Abbiamo tenuto conto poi del PTO nostro che abbiamo del 23-25, quindi i costi indicati nel nostro PTO che ovviamente devono essere ragguardiati. E poi abbiamo preso il prezziario tipologie edilizie 2024 del Collegio degli Ingegneri e degli Architetti di Milano e su questi tre valori è stato fatto poi la media di calcolo. Da questo punto di vista abbiamo poi introdotto nelle misure di calcolo tre variabili che fino ad oggi non erano mai state computate in questo comune, che invece hanno un'incidenza notevole, lo abbiamo letto anche in questi giorni, che sono le bonifiche, perché ovviamente il nostro territorio, come sapete, oltre a essere un SIN in gran parte, ha seri problemi con le bonifiche, la gestione delle acque meteoriche, perché nel frattempo è stata introdotta la legge sull'invarianza idraulica, e quindi sono costi aggiuntivi che ci sono anche a carico del costruttore, e poi abbiamo esposto la voce degli enti religiosi, perché ad oggi i calcoli come venivano fatti dell'aliquota non tenevano conto che c'è anche questo fattore di calcolo obbligatorio. Oggi l'abbiamo incluso, quindi nell'aliquota che viene determinata è già conteggiata anche la quota destinata agli enti religiosi.
cosa che invece ad oggi non era così, cioè noi da quello che incassavamo per realizzare strade dovevamo scomputare anche la quota per gli enti religiosi, perché nel calcolo dell'aliquota non veniva considerata, al pari delle bonifiche, al pari ovviamente dell'invarianza d'auto della gestione delle acque meteoriche, perché voi considerate la gestione acque meteoriche c'è la parte a carico del privato, ma c'è la parte a carico dell'ente pubblico, cioè lo scarico di tutta l'acqua che arriva, che si genera, deve essere incanalata comunque nelle fognature. Se le fognature non reggono a grosse portate, o si cambia la sezione delle fognature, ma è impensabile, o si alloca temporaneamente nei cosiddetti vasi, delle vasche di laminazione che sentite tanto parlarne. Ovviamente questa è la maggior parte in città, sono tutte interrate, ma sono pubbliche, e quindi quando il privato la realizza le porta a scomputo, quindi noi le dobbiamo calcolare però nella misura della costo aliquota del calcolo degli oneri, come si determinano, perché diversamente anche in questo caso ci troveremmo in difficoltà, perché il calcolo puro sarebbe fatto sul costo per realizzare infrastruttura, rete, luci, acqua, gas, eccetera, e ci troveremmo caricato anche il costo dell'impianto di smaltimento delle acque, che fino ad oggi invece non era computato. Oggi viene introdotto e quindi viene conglobato. Abbiamo quindi un indice al metro quadro da questo punto di vista di 57,99, vabbè, 58 euro al metro quadro. In questo caso abbiamo fatto il calcolo sulle opere di urbanizzazione secondaria. Qui c'è la prima tabella di comparazione e di proposta. Abbiamo una distinzione tra la città non storica e la città storica, e poi tra oneri di urbanizzazione tra nuovo a nuovo e invece ristrutturazione. Quindi si differenziano queste voci. Nella prima colonna vedete è il comune di Sesto San Giovanni, ci sono tutte le tabelle di confronto, la prima colonna è la media e poi abbiamo messo tutti gli altri comuni qua del circondario, quindi Cologno, Cinisello, Monza e Milano, abbiamo messo però periferia, non centro, per cui è la prima cintura, la prima fascia, diciamo, a ridosso dei nostri territori. La proposta le vedete, come vedete nel residenziale ad esempio c'è un aumento di circa il 110 o il 102%, però se andate a vedere noi agiamo molto su quello che sono gli obiettivi strategici del piano di governo del territorio, che sono le due voci che vedete in rosso, in realtà queste vanno in diminuzione, che sono quello per attrezzature universitarie e scolastiche e per attrezzature sanitarie e assistenziali. In questo caso abbiamo fatto una scelta precisa, cioè quella di andare incontro anche a chiunque viene sul nostro territorio a portare questi tipi di strutture, perché ovviamente è un obiettivo politico programmatico del nostro piano di governo del territorio, la riconversione del nostro territorio verso questi obiettivi strategici, e quindi abbiamo ritenuto doveroso da parte nostra spingere ulteriormente per avere questa implementazione o questa forza attrattiva rispetto ad altre realtà. Come vedete, ad esempio, su altri comuni addirittura non esiste la voce, noi l'abbiamo introdotta e l'abbiamo sezionata, cioè università e attrezzature scolastiche, quindi le scuole in generale, anche paritarie o di qualunque altro tipo. Da questo punto di vista, come vedete, abbiamo solo una voce di sanitari e assistenziali che si trova anche negli altri comuni. Come vedete, qui andiamo con una scelta molto incisiva, andiamo meno 37% o meno 19% sulle voci rispetto a quelle che avevamo, attenzione, rispetto a quelle che già avevamo, quindi facciamo una forte riduzione e contrazione. Questo sicuramente è oneri di urbanizzazione, interventi da città sulla città non storica. Questa invece è sulla città storica. Come vedete, fondamentalmente per quanto riguarda le strutture l'operazione è sempre la stessa, sanitarie e universitarie, andiamo a calcolarlo ovviamente
tenendole basse. Non abbiamo il metro di paragone per le attrezzature universitarie e scolastiche perché non ce l'avevamo neanche noi, l'abbiamo adottato però per quelle sanitarie e assistenziali. Come vedete l'indice sulla città storica è ancora più alto, vedete 124, era 113 o 116 se non mi ricordo, nella città da non storica, perché ovviamente è rapportato al fatto che c'è un maggior carico insediativo di abitanti, quindi necessariamente gli oneri aumentano perché il peso insediativo è maggiore. Ne usciamo quindi fondamentalmente, credo, con i parametri che vedete di adeguamento. Credo che sia quella successiva che è stata preparata, se non ricordo male. Questa è per con le altre città. Okay. No, era però questo era. Ah sì sì sì, esatto, con la nuova proposta. E poi c'è la tabella comparativa, questa è di Cologno, sulla tabella di Cologno, che è quella più prossima. Non so perché mi hanno fatto aspetti, i parametri comuni con temi non consente. Ah, ecco perché non c'è il parametro della città, chiedo scusa, ecco perché il parametro della città storica l'abbiamo introdotto adesso, e l'unica città comune è Cologno, che ha proprio la parte storica di Cologno, come sapete, che è tutelata e viene considerata storica, e quindi l'unico metro di paragone, ecco, chiedo scusa che non mi ricordavo questo particolare, è ovviamente abbiamo solo il comune di Cologno. Qui c'è la declinazione delle proposte aggiornate con la descrizione della città non storica e della città storica, fondamentalmente con i richiami anche agli articoli delle norme tecniche del piano delle regole del nostro piano di governo del territorio. Si è incentivato poi, come vedete, per il commercio di vicinato, per una proficua incentivazione degli interventi del recupero funzionale della categoria specifica, abbiamo previsto la facoltà di andare a una riduzione degli obiettivi. Ovviamente questa è una facoltà negoziale da quanto rispetto al soggetto proponente, al fine di perseguire ovviamente anche in questo caso l'ulteriore obiettivo strategico del piano di governo del territorio, che come sapete la regola principale è no alle mall, no ai centri commerciali, tutela del commercio di vicinato, sia il commercio di vicinato e al massimo la media distribuzione, che è quella che diciamo è più rispondente oggi come oggi al fabbisogno della città e dei cittadini. Chiedo scusa che leggo cos'è il passaggio perché non me lo ricordo. Allora, dunque, questo credo di averlo, esatto, di averlo già detto, perché in fin dei conti parlo sulla base di quello che mi ricordo e che conosco, e quindi stavo rileggendo cosa avevano sintetizzato nelle slide. Perfetto. Ah, eccolo qua. Questo è il criterio su come è stato, questa è la formula matematica attraverso cui è stato possibile determinare il calcolo, quindi poi ve la guardate con calma per chi è appassionato di queste cose, di queste statistiche, di questi modelli di calcolo. E quindi alla fine ci arrivano le proposte di determinazione delle aliquote. Come vi dicevo, è stata fatta, eccolo qui che riassume fondamentalmente quello che vi avevo detto, cioè abbiamo il comune di Cologno perché è l'unico che ha anche il tessuto urbano consolidato, che è la città storica, mentre per le altre situazioni non esiste. Ci viene spiegato la differenza tra centro e periferia del comune di Milano, perché ovviamente è improponibile paragonarlo anche con il centro, perché avrebbe sfalsato non di poco il valore medio al metro quadro, perché voi, come potete ben intendere, gli oneri di urbanizzazione in centro a Milano sono ben diversi da quello che è la, diciamo, la cintura periferica del comune milanese. Ecco, qui c'è il riassuntivo, diciamo, dell'analisi della tabella. Quindi diciamo che fondamentalmente per la città non storica si riscontrano valori leggermente più alti per la categoria commercio di vicinato, ma con l'opzione della scontistica, della leva della scontistica rispetto al ritorno per il territorio da questi tipi di attività. C'è qualcosa in più dei box e per i parcheggi autosilos, mentre sulla categoria residenziale si discosta con una maggiorazione complessiva del solo 2%.
Invece per quanto riguarda la città storica, alla fine si riscontra in generale valori medi più basse. Quindi fondamentalmente la proposta da parte dei tecnici, dell'ufficio tecnico insieme ai professionisti di cui ci siamo avvalsi, sono prevalentemente allineate di molto con la media, con qualche eccezione che vedrete di alcune voci che sono sopra media, ma come vi ho detto ce ne sono alcuni importanti che sono abbondantemente sotto media e quindi vanno un po' a riequilibrare tutto il carico fondamentalmente. Questo l'abbiamo detto, vediamo se c'è qualcos'altro, non va più giù. Basta, siamo già arrivati alla fine? Siamo arrivati alla fine. Ecco, questa fondamentalmente è la proposta di delibera che vi sottoponiamo di adeguamento. La caratteristica, torno a dire, è importante perché? Perché siamo in una fase evolutiva, perché siamo arrivati oggi con forza e abbiamo spinto adesso, diciamo, un po' accelerato su questo? Perché ovviamente la città si sta preparando a delle grandi trasformazioni, molte parti del nostro territorio saranno interessate, ma anche la città in quanto tale, noi come ente siamo interessati da portare avanti grandi trasformazioni delle opere, delle primarie e delle secondarie, sia nell'offrire maggiori servizi, ovviamente aumentando anche il carico del fabbisogno dei cittadini, ma anche la manutenzione in quanto tale delle strade. Vi ricordo che gli oneri li impieghiamo anche per fare la manutenzione ordinaria delle strade. Che il PGT cominci a funzionare e che qualcosa si stia effettivamente muovendo in città, al di là dei cantieri che avete visto che si sono attivati e si stanno attivando sul territorio, e evidenzio particolarmente sulla città costruita. Quindi in realtà se dobbiamo guardarla tutta, in questo momento il PGT sta funzionando e sta lavorando molto bene sulla città costruita. I piani attuativi sono un po' in fase di stop and go, ma come sapete i piani attuativi sono governati da regole indipendenti rispetto al piano di governo del territorio. Quindi io preferisco analizzare anche questo ritorno numerico che vi sto per dare proprio con la valutazione delle norme che abbiamo noi generato come ente che governiamo tutto il territorio e che si applicano a gran parte del territorio. Fondamentalmente noi ai primi di luglio abbiamo già incassato, o meglio, chiedo scusa, abbiamo una previsione di incassi per oneri primari e secondari di 5.830.000, di cui ne abbiamo già materialmente incassati 5.261.000, ma credo che ovviamente questo è un dato che mi è stato fornito i primi di luglio, quindi sicuramente ci sarà una evoluzione. Se tenete presente che questa settimana di questo dato abbiamo rilasciato i primi due preavvisi a Milano Sesto per i due edifici di edilizia convenzionata. Quindi oltre ad aver già rilasciato e incassato gli oneri del studentato e della Banca Intesa, abbiamo rilasciato i primi due preavvisi di permesso di costruire della convenzionata. E quindi se non li incassiamo nel 2024, sicuramente i primi mesi del 2025 avremo le entrate anche di questi due permessi di costruire. Stavo dicendo, il dato è importante perché dimostra un trend in crescita. Tenete presente al nostro insediamento, nel 2018, viaggiavamo con una media di 600-700.000 euro di oneri di urbanizzazione incassati all'anno. Con le prime modifiche che siamo riusciti a portare, perché se vi ricordate abbiamo attivato subito l'articolo 40 bis prima di procedere con il PGT, e alcune modifiche sostanziali che abbiamo fatto di disponibilità e quindi di negoziazione di varianti che abbiamo apportato, siamo riusciti a implementare con un maggior controllo anche sanzionatorio. Tenete presente che fino ad oggi, fino al 2022, 2023, il 50% dei incassi degli oneri è da controlli dell'ente, perché abbiamo spinto molto anche sotto questo aspetto sanzionatorio. E quindi siamo arrivati a circa 1.200.000. Negli ultimi anni abbiamo viaggiato 1.200.000, tranne nel 2023, dove abbiamo avuto l'extra gettito derivante appunto dai primi permessi di costruire importanti, che sono quelli delle aree FALC, e quindi questo hanno un po' cominciato a cambiare lo scenario degli incassi, e quindi abbiamo cominciato ad avere gli avanzi che avete visto a bilancio, che abbiamo potuto poi reimpiegare nelle funzioni. Stavo dicendo, e quindi abbiamo una previsionale in questo momento di 5.800.000, di cui impegnato
già per opere di circa 2.800.000, il residuo rimane ancora da impegnare. Nel senso, cosa significa? Significa che dobbiamo ancora ufficializzare dove allochiamo queste risorse che abbiamo incassato. In questo momento abbiamo una prima tabella, ma è in fase di elaborazione, di integrazione, ma ad esempio abbiamo stanziato, prevediamo di stanziare ovviamente un 200.000 euro, se riesco anche qualcosa di più, per la manutenzione solo dei marciapiedi, quindi uscire con un accordo quadro solo manutenzione marciapiedi. Abbiamo previsto uno stanziamento eccezionale per i cimiteri di 4.455.000 euro per la gestione dei cimiteri. Poi abbiamo previsto in aggiunta ulteriori 87.000 sempre per la manutenzione ordinaria. E poi mi sembrava di aver visto che abbiamo previsto anche uno stanziamento per la realizzazione di ulteriori loculi. Poi abbiamo un po' di manutenzione ordinaria sulle varie scuole che andremo a coprire con questi oneri extra, e anche sul verde, sarà contento l'assessore Fiorino da questo punto di vista, che andiamo a prevedere una voce di copertura dagli oneri di 1.250.000. Ma torno a dire, non prendetele come dato finale, perché è tutto in rielaborazione, ovviamente in base alle effettive esigenze che verranno marcate dagli uffici in base alle priorità di impegni. Questo è quanto per quanto riguarda la proposta di delibera. Grazie assessore della spiegazione esaustiva. Chiedo gentilmente alla regia se possiamo togliere la proiezione e aprirei alla discussione. Ok, facciamo così. Bene, se ci sono interventi, prego. La relazione sono 45 pagine, per chi ha voglia di leggere. Posso? È esaustiva di tutto, e le slide, diciamo, sono abbastanza sintetiche, ma riproducono abbastanza fedelmente la relazione. La relazione è molto più complessa, ovviamente, e quindi vi rimando anche a una piena lettura per meglio comprendere la proposta. C'era il commissario Vincelli, se ho visto bene. Sì, grazie Presidente. Prego, commissario. Buonasera a tutti. Ma volevo una precisazione in relazione alle bonifiche sulla questione oneri e bonifiche. Viene calcolata nel calcolo dell'aliquota degli oneri dovuti dal soggetto attuatore a favore dell'ente per le primarie e secondarie anche i costi di bonifica che si devono sopportare, perché alcuni costi sono a carico ovviamente del soggetto attuatore, altri costi negli interventi ordinari sono a carico dell'ente. Altri interventi? Bene, se non ci sono domande, passerei allora ad una parte più illustrativa di questa commissione, di cui vado a leggere l'ODG, che è CTP in liquidazione, trasformazione in liquidazione giudiziale, aggiornamento da parte dell'assessore. Prego, assessore. Grazie, Presidente. È, diciamo, non notizia freschissima, però non ho fatto convocare appositamente una commissione per semplicemente darvi questa informazione sul CTP, l'ho tenuta, diciamo, a trattarsi proprio in occasione di una convocazione ordinaria della commissione. Fondamentalmente la storia, credo che, vabbè, chi ci ascolta più o meno la conosce, del Consorzio Trasporti Pubblici in liquidazione, era la struttura attraverso cui veniva gestito il trasporto pubblico locale
del nord Milano, fondamentalmente per i comuni di Sesto, Cologno, Cinisello, Bresso, Cormano. A un certo punto si è deciso per la chiusura, perché tra virgolette fallimentare la gestione in questo modo del cosiddetto SITAM, e si è passati quindi a una gestione diretta attraverso la città metropolitana, attraverso l'agenzia di bacino. Tra parentesi, stanno per uscire le gare finalmente di gestione delle linee di trasporti, quindi la proroga che in questo momento ha ATM cesserà definitivamente e si dovrà andare nuovamente alla rinegoziazione anche di questi appalti. E quindi dalla chiusura sono sorte una serie di problemi nella gestione della liquidazione, che derivano dal contenzioso di fatto che si è aperto tra gli enti proprietari del consorzio, ATM, che ha incassato il grosso, cioè ha incassato tutto praticamente dei contributi e della tariffazione, e Caronte, che ha gestito una quota parte delle linee di trasporto pubblico locale, perché la legge impone che ovviamente il regime, tra virgolette, per evitare il regime di monopolio, una quota parte sia subappaltata ovviamente ad operatori anche di natura privata. Da questo si sono generati una serie di infiniti contenziosi con ruoli invertiti a seconda delle situazioni, dove avevamo uno scontro fondamentalmente tra CTP e ATM. Abbiamo una causa di ATM, noi la chiamiamo contro tutti, dove praticamente ATM ha fatto causa a tutti, da Caronte a tutti i comuni, a CTP per dire che lei non deve niente a nessuno, fondamentalmente. E poi abbiamo una serie di contenziosi che c'erano tra Caronte, CTP, tra Caronte, ATM, tra Caronte e il comune di Cinisello Balsamo. Questa era la situazione giuridica. Il vulnus di tutto questo contenzioso era nato un paio d'anni fa, se non ricordo male, no, forse 3 anni fa o 4, quando sono uscite le chiamiamo le sentenze gemelle, dove in una sentenza ATM è stata condannata a pagare a CTP una certa somma, ma per ovviamente a rimborso eccetera, ma con l'applicazione dei soli interessi legali, e viceversa invece una somma minore è stato condannato il CTP a pagare ad ATM, quindi nel delta delle differenze c'era un vantaggio per CTP, ma lì il problema è che venivano applicati gli interessi di mora. Questo problema ha avuto ricadute e ripercussioni a trascinamento sulla determinazione del valore, tanto è vero che l'ultimo bilancio presentato nel 2023 da CTP di liquidazione presentava un delta negativo di 5 milioni, proprio che derivava dall'applicazione del calcolo di questi interessi moratori rispetto agli interessi legali. Che cosa è successo in un certo momento? D'intesa tutti, perché il liquidatore si è sempre mosso d'intesa anche con i soci, cioè con i comuni e con l'organo di revisione, il collegio di revisione, quindi in sinergia e in completa visione totalitaria da questo punto di vista, si è deciso di porre un freno a questa deriva in attesa che la Cassazione ponesse rimedio, perché noi confidavamo che la Corte d'Appello andasse a rimediare a questo errore iniziale, e cioè portasse la compensazione sulle somme iniziali. Quindi voi capite che andavamo in attivo noi come CTP e quindi non avevamo più lo scoglio degli interessi di mora, ma purtroppo ahimè le corti d'appello hanno declinato questa operazione dicendo che era un'operazione che si doveva fare in sede di esecuzione. Peccato che poi in sede di esecuzione avevamo già avuto una parziale sentenza dove il giudice ci aveva detto no, ma queste cose non potete regolarle in sede di esecuzione, è il giudice demerito che deve regolarle, cioè quelle che sarebbe dovuto essere di competenza della Corte d'Appello. Tanto è vero che nei giudizi in Cassazione che erano pendenti c'era proprio questo conflitto di attribuzione che avrebbe dovuto risolvere la Cassazione. Se non che allora, stavo dicendo, nel dicembre 2023 si è deciso di andare a procedere forzatamente in che modo? Cioè intimando un precetto di pagamento e andando a fare proporzionalmente le compensazioni sul dovuto, e quindi avendo un saldo noi parziale di poche centinaia di euro da incassarsi. Che cosa è successo però? Che contemporaneamente, non tenendo conto di questo precetto, ATM ci ha fatto un'ingiunzione, ha mandato il precetto per 7 milioni con gli interessi. E ha, noi pur essendoci opposti al giudice dell'esecuzione, immediatamente ha pignorato i soldi in giacenza sul conto corrente. Secondo me
lo dico qua pubblicamente, l'ho già detto anche in sede di assemblea dei soci, e era condiviso da me l'errore strategico, secondo me, che è stato fatto dall'ufficio legale del Comune di Milano, perché in realtà adesso la partita è governata dall'ufficio legale del Comune di Milano, tenete presente questo, perché ovviamente ha ripercussioni sul bilancio del Comune di Milano questa partita, ha di fatto bloccato l'operatività del CTP, perché avevamo 2 milioni di dispari bloccati sul conto. Di fatto il CTP era impossibilitato a proseguire, anche solo nel fare la difesa tecnica all'incarico all'avvocato. Questa situazione è la classica situazione che impone al liquidatore di portare il libro in tribunale. Ed è quello che in data 6 febbraio 24 abbiamo deliberato come assemblea. E quindi abbiamo deciso di portare i libri in tribunale. Uno dice, vabbè, è chiusa la questione. No, attenzione, perché questo ha dei risvolti pratici. Poi è stata presentata la domanda in data, così vado a completarvi l'informazione, in data 22 marzo 24 e in data 2 aprile 24 il Tribunale di Monza ha dichiarato quello che una volta si chiamava il fallimento delle società, oggi tecnicamente si chiama la liquidazione giudiziale del consorzio trasporti in liquidazione. Questo cosa comporta? A, la nomina del curatore, del liquidatore giudiziale, il vecchio curatore fallimentare per chi è più avvezzo a questi termini, ma soprattutto il congelamento dei crediti di ATM, la liberazione immediata della liquidità del conto, ma soprattutto l'obbligo di versare i 7 milioni che CTP doveva che pretendeva da ATM, devono essere interamente in questo momento versati da ATM nelle casse del CTP, perché non c'è il favor rei creditore, attenzione, quindi devo mettere tutti i creditori sullo stesso piano in questo momento, la curatela, mentre i crediti di ATM vengono postergati alla liquidazione. Quindi ATM adesso avrà formulato, ho chiesto al curatore se mi manda lo stato passivo, perché a giugno, fine giugno dovrebbe essere stato approvato il primo stato passivo, vengono postergati alla liquidazione del fallimento. Quindi in realtà in questo momento ci troveremmo probabilmente, quindi volevo verificare i recuperi dal riepilogo ovviamente semestrale che farà delle attività la curatela, gli incassi effettivi che ha dovuto, gli sborsi che ha dovuto fare il Comune di Milano, perché in questo momento il Comune di Milano deve pagare ma non incassa, incasserà quando verrà chiuso il fallimento, e vedremo anche che cosa incasserà, perché il potere del commissario insieme al giudice del fallimento, il giudice della liquidazione, è quello che può anche neutralizzare gli interessi di mora, compensandoli a monte, quella famosa operazione che vi avevo detto per cui c'erano i contenziosi. Nel frattempo c'erano dei contenziosi in Cassazione o nel merito che sono stati interrotti, uno è ATM contro tutti, cioè l'azione negatoria, questa è stata riassunta dal Comune di Milano, da ATM, e su questa ci dobbiamo costituire come singolo comune, al pari della costituzione dei ricorsi in Cassazione che erano stati ovviamente interrotti e che adesso per dicembre dobbiamo ricostituirci. Quindi questo è lo scenario in questo momento che è avanti. Quindi noi come comuni di fatto non abbiamo più diciamo nessun potere decisionale, perché con la delibera di assemblea del 6 febbraio 24 abbiamo fondamentalmente deciso di chiudere qualunque tipo di ulteriore attività in capo agli enti soci e demandare ovviamente la gestione della liquidazione e tutte le partite di dare avere al tribunale, ai giudici e agli organi competenti. Grazie assessore giusto che a chiarimento magari che non vi ricordate, nel 2018 abbiamo fatto un parere pro veritate sulla natura del CTP, se vi ricordate, chi non c'era magari non se lo ricorda, ve lo dico adesso. All'epoca fu chiarita la natura del CTP, il CTP è una società di capitale a partecipazione pubblica, ma in quanto società di capitale è un SPA a tutti gli effetti, e quindi i debiti della società CTP non ricadono direttamente sui bilanci dei singoli comuni, contrariamente a quello che era l'orientamento del precedente liquidatore Bergallo. Questo infatti, se vedete, chi vorrà potrà fare l'accesso agli atti come consiglieri, ce li chiedete agli affari istituzionali, vi verranno trasmessi. Nel verbale del 6 febbraio
formalmente il liquidatore ha chiesto a tutti i soci comuni di ripianare i 5 milioni che aveva di buco. E ovviamente tutti i comuni hanno detto non se ne parla, porta i libri in tribunale e deciderà a quel punto la gestione e il riequilibrio di tutti i conti, lo farà il tribunale con i suoi organi. Per assurdo, se tutto va come noi pensiamo, potrebbe essere che poi dopo dalla liquidazione prendiamo anche soldi come soci. Perché teoricamente tra quello che deve prendere Caronte e quello che verrebbe neutralizzato è ATM che deve pagare alla fine il consorzio, quindi la liquidazione, e non noi, non la liquidazione che deve versare soldi ad ATM. Grazie Assessore, ringrazio anche della sua competenza forense nell'illustrarci questa diciamo storia infinita. Bene, interventi o considerazioni dai collegati? Posso? Prego, Commissario Vincelli. Intanto grazie Assessore per la relazione. Speriamo finiti di essere creditori, sicuramente non la compenso. Comunque, per quanto riguarda il bando, visto che noi tutti gli anni siamo stati tenuti comunque a pagare dei servizi che ATM non ci ha reso, e questo è una questione di fatto, quando inizierà, cioè quando ci sarà il bando che potrà a quel punto delineare una correttezza tra i servizi eseguiti e le compensazioni della fattura, delle fatture che noi andremo a pagare per gli associati. Grazie consigliere della domanda, così è un motivo in più che do a chiarimento. Voi sapete che non è da confondere col CTP. Noi come ente, come comune di Sesto San Giovanni, paghiamo 1.100.000, 1.200.000 ad ATM come costo supplementare per l'esercizio delle linee territoriali. Inizialmente facevamo fatica a capire la voce a che cosa andasse funzionalmente a coprire. Poi, con il fatto delle ulteriori proroghe, ci siamo sempre posti come comune il problema di dire a che titolo versiamo questi soldi, perché fino al 2017-18 erano frutto di un accordo transattivo firmato dalle precedenti amministrazioni, ma dal 2019 o dal 2020, non mi ricordo più, tecnicamente non esisteva neanche più questa copertura della transazione. Perché? Perché in quel periodo era previsto che si sarebbe già dovuto uscire con le nuove gare, quindi le gare avrebbero contemplato anche il costo di esercizio di questi servizi aggiuntivi. Così non è stato, abbiamo chiesto parere all'avvocatura, al segretario, e abbiamo fatto anche una richiesta alla Corte dei Conti per capire se era legittimo che noi continuassimo a pagare o non commettessimo un danno erariale. Da questo punto di vista hanno detto che nella proroga doveva essere mantenuto il pagamento di questi servizi laddove dimostrava ATM l'utilizzo e l'impiego. In realtà poi abbiamo avuto una serie di incontri con ATM dove ci ha dimostrato, numeri alla mano, quello che sono le corse aggiuntive che fa rispetto all'esercizio di linea, che dette così uno dice ma il servizio è inefficiente, perché è inefficiente sulle ore di carico. Poi dopo, se tutti pensiamo che a mezzanotte e mezza ci sono i pullman che girano vuoti, noi paghiamo quei pullman purtroppo. Nel nuovo bando ovviamente si tiene conto di questi sprechi e quindi è stato riparametrato l'esercizio delle linee sui carichi previsti degli orari di vuota. Su questo poi è da aprire la discussione se ne saremo ancora tenuti a dare il contributo, perché in realtà era un contributo volontario, non siamo obbligati per legge a dare un contributo aggiuntivo all'ATM. E questa è tutta una partita che secondo me, una volta che andremo in esercizio, se sarà ATM che si aggiudicherà tutta la gara di bacino, perché tenete presente che qui è molto complessa la gara di bacino, è Milano provincia e Monza provincia, tutto insieme accorpata, quindi è importante come gara e ha l'obbligo, mi sembra, di staccare il 20 o il 27% di queste linee, poi devono essere a loro volta subappaltate. Beh, lì credo che negozieremo, perché si tratterà di capire perché io debba continuamente dare un ulteriore servizio aggiuntivo per avere delle corse che poi secondo me sono improduttive. Un conto è avere magari maggiori corse
durante il giorno, ma ci è stato spiegato che tecnicamente è impossibile aggiungere frequenze ulteriori ogni 15 minuti rispetto a quelle previste, perché mancano mezzi durante le ore di punta e personale da parte di ATM. Quindi tecnicamente sarebbe, anche che io e noi diamo i soldi per fare questa cosa, sarebbe tecnicamente impossibile ad oggi. Per cui non lo so, vedremo, ma era giusto un'informazione integrativa che richiesta dal consigliere Vincelli su questa partita. Quindi le gare dovrebbero andare entro questo anno, uscire le gare, tempo di aggiudicarle, io credo che 2026 si andrà a regime col nuovo gestore, salvo ricorsi TAR dell'ultimo momento, quindi a quel punto vedremo un attimo di capire come girerà la partita contabile. Grazie assessore, altre domande? Prego, commissario Maderloni. Maderloni, visto che stiamo parlando di trasporto e parlava di bando, la domanda che pongo è se rispetto al ragionamento e gli incontri che avete fatto con ATM è previsto eventualmente anche un riordino dei percorsi, perché mi era parso di capire che a volte alcune linee si sovrapponevano per lunghi tratti facendo lo stesso percorso e quindi in qualche modo potevano eventualmente essere utilizzati meglio quei veicoli chilometro o comunque quei chilometri disponibili. Grazie. Grazie consigliere della domanda, così anche questo, una cosa che avevo già detto più volte, però bene sempre ricordarlo in modo che entri più, diciamo, nel patrimonio comune delle conoscenze. Non siamo noi comuni di Sesto che determiniamo i percorsi e le frequenze, i costi, è l'agenzia di bacino, che è l'ente previsto dalla legge regionale, che governa e disciplina tutto. Noi diamo dei contributi, abbiamo dato dei contributi e dei suggerimenti, alcune modifiche sono state recepite, altre non sono state recepite, oibò, e non possiamo farci niente, perché poi l'organo deliberante non siamo noi, ma di fatto è il consiglio di amministrazione dell'agenzia di bacino, che è controllato da Città Metropolitana e dal Comune di Milano, quindi di fatto sono loro che governano poi alla fine la decisione sulle strategie di queste linee nel loro complesso. Quello che posso dirvi, abbiamo fatto una notevole modifica sulle linee nei quartieri periferici Pelucca, dove abbiamo la linea nuova che passerà sul cavalcavia Vulcano, quindi arriveremo quasi a ridosso di Pelucca con quella proveniente da Marelli, quindi di fatto ci sarà un collegamento diretto, cosa che mi sembra che in questo momento non esista come collegamento diretto, perché mi sembra che vada in rondò quello che è, invece esatto, ci sarebbe la diretta su Viale Italia che porta fino lì, scavalca, e quella linea lì è quella che poi in parte va anche a Città della Salute, perché noi abbiamo riprevisto i percorsi con ovviamente un torno indietro anche davanti a Città della Salute. Questo è... Abbiamo inciso un po' sulle frequenze, alcune modifiche di alcuni percorsi, ma minimali, ecco, diciamo, tipo la circolazione di via Acciaieria, eccetera, che inizialmente era prevista in un altro modo da parte dell'agenzia di bacino, gli abbiamo fatto vedere come pianificata da loro non funzionava e che dovevano ritornare al vecchio modello, che era l'unico modello che funzionava. Grazie. Altre domande? Bene, c'è un altro punto sul quale voleva aggiornarci tra le varie l'assessore. Prego, assessore. La metto tra le varie eventuali, giusto perché oggi ho fatto un sopralluogo non, diciamo, in aggiunta a quello che è il sopralluogo tecnico che viene fatto ogni martedì mattina da tutti gli enti preposti alla realizzazione di Città della Salute, mi sono aggiunto perché a distanza di un anno ho voluto un attimo vedere la situazione di avanzamento del cantiere, capire meglio la situazione anche di cantiere per organizzare appunto il famoso, che avevo più volte preannunciato, sopralluogo istituzionale, per dare modo a voi di vedere un po' la situazione di avanzamento e toccare con mano le dimensioni di questa opera ciclopica. Avremmo concordato con la responsabile di cantiere quindi di fare questo sopralluogo istituzionale, poi vi farò pervenire comunicazione istituzionale, ovviamente lo faremo come Comune di Sesto San Giovanni, avendo un interesse diretto sul territorio, ma verrà esteso ovviamente anche ai consiglieri regionali e alla giunta regionale, oltre che
noi interessati, il primo di ottobre alle 10, un martedì alle 10. Perché il martedì? Perché è il giorno tecnico, appunto, dove c'è riunione di tutti i soggetti interessati. Quindi a quel tavolo trovate tutti i soggetti interessati, dagli enti pubblici ai privati, in modo che anche voi presenti possiate dare a ricevere le risposte a qualunque tipo di domanda che potrete sollevare. Unico particolare che chiedo è che i partecipanti si devono dotare delle scarpe antinfortunistiche, obbligatorio, altrimenti non si può entrare in cantiere. Invece catarifrangente e caschetto viene fornito direttamente dal concessionario, però invece quello delle scarpe mi hanno sottolineato, e quindi nella comunicazione che vi faremo vi daremo anche questa indicazione. Quindi chi darà la sua disponibilità per fare quell'incontro, perché poi formeremo i gruppi per andare a visitare il cantiere di volta in volta, devono essere però dotati di queste scarpe. Ciascuno deve avere delle proprie scarpe antinfortunistiche. Il cantiere comunque è, diciamo, quasi in linea col crono, un po' di ritardo degli scavi derivante ovviamente dal brutto tempo, ma il concessionario Cisar proprio oggi mi hanno spiegato che per recuperare questo tempo hanno già subappaltato a 3 imprese che contemporaneamente realizzino l'intera struttura, quindi non si va in progressione ma si va per 3 sezioni e contemporaneamente costruiscono le 3 sezioni, quindi l'edificio viene su più velocemente. Grazie Assessore. Prima di chiudere i lavori di Commissione, volevo chiedere se c'era qualche relatore di maggioranza o opposizione che voleva intervenire in Consiglio. Non ne vedo. Ok, allora lasciamo così. Quindi relazionerà l'Assessore. Io sono le 20.09, ringrazio tutti i partecipanti e chiudiamo i lavori di questa Commissione. Buona serata a tutti. Grazie, buona serata. Buonasera, buona serata a tutti. Non si sta più registrando.